Oggi ragazzi parleremo di Formula 1 e precisamente del Gran Premio di Monte Carlo. Siete stati veramente in tanti a chiedermi: mister, fai anche un episodio dove parli della Formula 1, e quindi eccomi qua. Non andrò troppo nello specifico a parlare di questa gara di Monte Carlo, perché come ben sapete è una delle gare più noiose che ci sono sul calendario della Formula 1, ma è anche quella più attesa, con più hype di tutte. Non starò qui a parlare di ogni singolo giro, come è andata, come non è andata. Ragazzi, vi dico un po' la mia invece su cosa ne penso di questo GP, e sotto giù nei commenti voglio che mi scriviate la vostra opinione, cosa avete in testa, cosa pensate riguardo Monte Carlo. Se non lo sapete, io sono stato a Monte Carlo, ho fatto le vacanze lì con la mia famiglia ancora tantissimi anni fa, ragazzi, proprio quando c'era anche la Formula 1, quindi vedere tutta la città con le balaustre, le robe che stavano mettendo, cioè è veramente una cosa spettacolare. Passare proprio con la tua macchina sul circuito, passare con le gomme sul cordolo, cioè è una cosa strepitosa. A mio avviso però, come vi ho detto, questa è una delle gare più noiose in assoluto, perché non ci sono sorpassi e devi soltanto sperare che quello davanti a te si castroni su una barriera o che gli succeda qualcosa alla macchina. Sempre nulla di grave, ragazzi, però ti devi attaccare a queste speranze, perché se uno è davanti e quell'altro è dietro e vai sempre perfetto, non lo raggiungerai mai. Non si vedono sorpassi perché non c'è spazio. Appena succede un castrone, quello si schiavella sulla balaustra, quindi magari anche quello dietro, boom, lo prende dentro, robe strane. O devi anche aspettare quando uno rientra nei box per il cambio gomme. Cioè, è molto più metodico il sistema per sperare appunto in qualche sorpasso. Non vi nego nemmeno che io questa gara, ragazzi, mi guardo un attimo la partenza, un paio di giri, come va, come sono un attimo i piloti, se sono super aggressivi o vanno un po' più calmi, e poi schifo, faccio, non è che mi guardo 70, quanti giri hanno fatto? 73 giri, se non ricordo male, così sempre, cioè no, no e no. Dall'altro canto però, per chi non è mai stato, ragazzi, a vedere una gara così a Monte Carlo, a sperimentare l'ebbrezza, perché lì, ragazzi, c'è la vera ricchezza, è una cosa impressionante, ti senti piccolo così, passi sul porto e vedi queste navi, perché sono delle navi vere e proprie, non sono degli yacht privati, ma sono delle navi a quattro ponti, se non di più, con elicotteri dietro, elicotteri davanti, sottomarini, cioè c'è di tutto, navi che si aprono, che dentro hanno altre navi dove possono portare decine di persone a momenti. Lì c'è veramente il lusso, stralusso del lusso, del che cavolo ne so io. Io mi ricordo che quella volta che sono andato lì, l'Aston Martin era tipo l'appunto dei poveri. Cioè era una cosa impressionante, vedevo Aston Martin, cos'è che c'era all'epoca? La DB8? A profusione, ovunque! Andavi nel porto e c'erano Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce con anche le guardie del corpo, e cioè impressionante, non voglio manco sapere che cavolo c'era in certi yacht, perché non potevi fare foto in determinate zone, perché lì c'erano appunto, credo, guardie del corpo o magari delle forze dell'ordine, non lo so, vestite in borghese, che ti vietavano di fare foto a determinate persone che magari sono troppo esposte, non lo so, ragazzi, manco le conoscevo. Comunque questa qui è una gara dove l'atmosfera è veramente bella, perché sei dentro a una città, è unica nel suo genere. Però non mi piace proprio, cioè è più che altro per lo spettacolo, per le televisioni, per far girare un macello di soldi impressionante. Però per te appassionato di Formula 1, sì, è bella da vedere, però il succo dove cavolo è? Io voglio vedere sorpassi, staccatone, robe. Qua invece Monte Carlo è abbastanza noiosa, a parte un due punti dove magari ci si può un attimo avvicinare, fare un sorpasso, però è un po' così, ragazzi. Ditemi sotto giù nei commenti la vostra opinione, come vi sembra questa gara e tutto il resto. A me poi ha fatto veramente abbastanza ribrezzo vedere anche la premiazione con Vettel, che prende e spruzza lo spumante ovunque e prende dentro anche il principe e la principessa. Cioè, ma come cavolo? Cioè, io non lo so, raga, sarà che ho ancora la mentalità, non dico vecchia, però cavolo, se c'è il principe e la principessa, un po' di rispetto. Cioè, sono dei principi, cavolo. Oppure anche Ricciardo che ha vinto e gli dà la bottiglia di spumante al principe. Cioè, vabbè, ci sta, vuoi fare una roba, però bisogna tenere un attimo le distanze. Cioè, sempre un principe e vabbè, lui si è messo lì e ha bevuto, e poi tu glielo dai anche alla principessa, ma cioè, ma ragioni,
Cioè, ma un minimo, cioè, boh, un po' di rispetto, non lo so. Ormai si sono, se sei principe o principessa non vali più nulla veramente a questo mondo. Cioè, sei lì, una persona qualsiasi, to, bevi, to, fai qui, cioè, siamo un attimo calmi, cioè, questo almeno è il mio avviso. Poi raga, niente, questa qui è stata un po' la Formula 1 che ho visto io. Se voi avete la fortuna di andare, ecco, il mio sogno sarebbe quello di vedere la Formula 1 di Monte Carlo sullo yacht, perché lì non sono mai e poi mai stato. Cioè, è veramente impressionante vedere quanti yacht attraccano al porto di Monte Carlo, quali yacht ci sono. Cioè, a me piacerebbe veramente vedere la Formula 1 da un super yacht, perché lì non ci sono mai salito nemmeno su un super yacht atomico, proprio zero. E basta, quello lì è l'unico mio sogno, perché poi per il resto qui vedere Monte Carlo, vai su per il castello, le cose, è bella come città, veramente bella. Se non siete andati ve la consiglio, tanto lì non è che ci abitano super straricchi ovunque, cioè sono le persone super ultra, però ci sono anche persone normali, quindi anche se uno vuole fare un giretto robe, cioè si riesce tranquillamente, non è che ti devi svenare per andare lì. Comunque raga, adesso il video si conclude qua. Vi ho voluto un attimo fare una cosa diversa, non parlare della gara, ma cosa ne penso io di questa gara, che secondo me, appunto, ribadisco, è molto per lo spettacolo, per le televisioni, per tutto l'hype che c'è, però poi per proprio la gara in sé, per tutti i sorpassi, per questo, per quell'altro, cioè è molto molto carente a mio avviso. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere cosa ne pensate sotto giù nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video.